C'ha la frenata rigenerativa, eh? Ogni staccatona che tiri piantano un albero. Metto nome sessione. E dietro di me, Marco? Ah, no, c'è un camion di un civile. Forse dovremmo farlo passare, sai. Aspetta, levamo. Mi sembra di averci dietro uno che ringhia comunque col tuo camion. Sì, però posso dire che il pilota non ti somiglia troppissimo. Senti questo motore. Cioè, questo è il mio suono che sembra. Ok, senti il mio. Sì, ma c'ha l'antilag sto coso. Voi fate conto di stare qua dietro. Guarda, guarda quanto posto che c'è qua, ragazzi. 5-6 ci entrate, eh. Ho pure piegato il sedile così stiamo più comodi. Questa è una stazione degli autobus, esatto, direi. Ce ne appropriamo in maniera un pochettino così, ma... Lui che è una personcina civile, io ho parcheggiato in mezzo al prato, lui giustamente ha trovato un parcheggio serio. Certo, ho una cosa da dire a questi signori che aspettano l'autobus. Diego, hai visto un'officina qua a Palermo? Sì, stava dall'altro lato dove stava il garage tuo. Ok. Sto io sull'officina. È perché mo devo arrivare pure all'officina senza navigatore, un po' come... sì, diventa complesso, diciamo. Vabbè, ci provo. Perché sennò non ritrovo più. Vedi, andiamo a cercare l'officina che voglio montare le telecamere. Ok, sto stai io, mo se mi raggiungi bene, sennò... il problema è se ti trovo, se ti vedo. Allora, qui diciamo che è obbligatorio andare a sinistra perché c'è sta il blocco, quindi... Ma se vado nel mio garage posso modificarlo? Sì. No, nel mio garage no. No, nel tuo garage no. Dietro per forza... Come riposo? Madonna, come schizza il camion tuo. Fermi un attimino. Bravo Marco che blocca tutto. Abbiamo conquistato Palermo nel frattempo. Marco! Ma qua... cioè, qua non aprono, che devo fare? Suona. Posso andare dietro? Io non c'ho nessuno dietro, mi sa. Vai. Bom. Ecco, ti ha fatta la permanente con aperta adesso. Oh, è un online, andiamo a montare la fibra. Follow line, ok. Ma come follow? Ma pazzo, è piccolino, Dio. Sì, è piccoletto. Vai, spostati un po' che lo prendo anch'io. Vediamo lavoro autonomo. Palermo Taranto, Palermo Sassari e Palermo Cagliari. Palermo Cagliari no, Palermo Taranto. Allora, devi andare a Verona, giusto? Verona, noi Napoli, facciamo la Napoli Milano, Noi e poi pigliamo, Napoli, pigliamo poi il Brennero. Io questo Palermo Taranto, va. Ah, il traghetto direttamente da Palermo vuoi prendere? Eh sì, come Palermo Napoli. Ci sta. Allora, Ketius, ti aspettiamo agli imbarchi. Ammazza, è grosso il tuo. Guarda, è lunghissimo. Anche questo è un po' equivoco, diciamo. Entriamo nella Siremar qua. Allora, io sto uscito dal traghetto, voi siete arrivati? No, stiamo prendendo perché lo slot è uno alla volta. Ok. È partito Marco, mo arrivo io. Ok, possiamo andare. Insomma, manco che marcia sto. Spendo. Ma io c'ho il cambio automatico. No, pazzo, io ce l'avevo. Oddio, ma sapete che è vagamente somigliante il porto di Napoli? Sì, Porca troia! L'unica cosa di strano è che c'è questo qua con l'Y che si è fermato. Occhio che sta cercando di morire male questo con la Y, così occhio. Verso l'autostrada di qua. Autostrada. Ecco, lo sapete, quello che ha Y è morto. L'hai preso? Però cioè, si è buttato sotto, cioè. Tiranti suicidi qui. No, ma che spettacolo! È uguale, ragazzi, ovviamente un po' in scala. Ma il suo consumo. Eccola qua, guarda, da qua da Bari. Ok, perfetto. Ci siamo, ragazzi. Una breccia da brava per te. No, ma penso che ce l'hai di serie, te. Ce l'abbiamo di serie? Non mi fido. Sì. Ho paura di incastrarmi nella sbarra. Prova tu. Io provo il rischio. Diego, io prenderei verso. Allora, qui il bivio dice davanti per Roma, a destra per Catanzaro. No, Catanzaro no, mi pare troppo che torniamo a sud. Allora, andiamo a dritti. Dritto. Okay. In realtà la Pescara a Bari e poi giù, Pescara a Bari, ok. Però tutto sommato fino a qua è stato partito. Quindi mo vado verso Pescara a Bari, no verso Roma. Ciao Diego! Ecco. Ci vediamo a Taranto. Lucia è un DAF con motore F1. Io non sento niente, aspetta, chiudo il finestrino.
Beh, devo dire che è cambiato molto col finestrino chiuso, eh. Gli prende tutta la scia. Diego, stai fermo, non ti preoccupare, andrà tutto bene. È la prossima Bari a destra. Bari Taranto, vai, freccia a destra. Frena. Ok, allora, Bari Taranto. È abbastanza dritta, però frena. Mo' la cosa divertente sarà cercare l'azienda di Marco per tutta Taranto. Difatti è quello il problema. Cioè, non vuoi entrare il benzinaio, che sennò Marco resta a fette. Autocarri a destra. Che cazzo autocarri frenato? A destra. Perché stavo andando nelle auto. La faccio? Prova l'undercut. Box box. Ma pure io c'ho il pieno. Ma per forza, il camion è nuovo, deve far pieno. Capito che è nuovo, ma con tutte le sgasate che ho dato a Palermo. Ho fatto comunque 103 litri. Madonna. Allora, da qua stiamo in direzione Taranto già, no? Sì, sì, occhio al camion che ti entra. Ecco, collega, vedi che devi fare. Come Taranto è dritto. Porca puttana, mi stavo stampando nell'autobus, ragazzi. Perché questi hanno inchiodato senza motivo. Ma infatti è perché hanno visto la macchina, hanno visto i carabinieri con l'autovelo. Corpo a corpo. Ma vi immaginate i bambini nell'ultima fila dell'autobus che mi vedono arrivare a 300 all'ora e inchiodarmi a un centimetro. Sì, perché molla un po'. Sì. Ci stanno da fare le modifiche. Attenzione che con spostamento d'aria mi sono accappottato tipo le tartarughe. Allora a destra c'è Catanzaro. Però l'olio d'oliva dritto Taranto, dritto Taranto. Ma la precedenza di mammita. Questi sono proprio stupidi comunque. Poi si lamentano da IAD F1. Questi te vengono a Taranto. Guarda, Taranto croce davanti, zona industriale a destra. Dividiamoci, regà. Aspetta, mette 4 frecce. Dai, sì, allora. 4 frecce, fermi. Io vado verso Santa Croce qua. Allora io vado di là. Io vado dritto e poi giro un'altra parte dopo che non gira. Allora, qui dritto non si può andare, se andavo a destra o a sinistra, a destra ci sta. Tra l'altro io sto su una tangenziale, voglio credo. Che comunque sto camminando. Allora sei passato sopra di me tu. Ragazzi, io mi sono per paura, sono in un posto che non mi piace. Ah, io non ti dico proprio, guarda. Raga, io ho fatto un giro strano e sono tornato dove ci siamo separati. E io pure praticamente sono tornato dove ci siamo separati e qui ci sono già passato. Io allora devo trovare, ecco, ma. Allora, qui c'è qualcosa. Io sto al cartello zona industriale dove siamo separati proprio. Che cazzo è qua? Vediamo. Exomar, trovata. Dove? Trovata? Grande. Sì, sì, trovata. Ma mo che ci. Eccoti, Diego. Ci sta. Sì. Allora, qui c'era una rotonda, mi sa dopo. Io così sì. Giro e torno indietro. No, però mi sa che dobbiamo andare verso dove stai andando tu, eh. Vado dritto e giro? Sì, c'è una rotonda e torno indietro. Parcheggio qua, sono mezza strada. Ma scusa, perché aspettare la rotonda? Ora qua. No, all'avventura. Il gusto è così, bisogna indovinare. Ho capito, cazzo, devo lasciare sto coso. Mo. No, cazzo, Diego! Avanti o dietro? Hai sbagliato strada? Pensavo di aver fatto inversione e mi sono trovato sulla tangenziale. Ok, vai un po' più avanti. Quando si interrompe il guardrail in mezzo, sì. Taglia dentro a sinistra e vai, prendi la tangenziale. Ok, allora. Che tra l'altro, secondo me, se la seguiamo, stiamo andando verso l'Adriatica. C'ho Brindisi allora, davanti. Io c'ho a destra un cartello Catanzaro-Napoli. No, sei andato troppo. Allora devo salire a destra, non a sinistra. Quando finiva lo spartitraffico, facevi inversione a sinistra e salivi, sì. Aspetta che rifaccio un'altra volta a giro, questi mi iniziano a piar tempo adesso. No, sta piovendo, ma che vuol dire? Ecco, là stiamo proprio lontani, perché io qui non vedo una goccia di pioggia. Non è arrivata? Segui il rumore, Diego. Guarda le fiamme. Eccoti, nuovo, eccoti. Sì. Marco, ma no. Eccomi, sono arrivato. Guarda. Io non te vedo. È dall'altra parte, dall'altra corsia. Come fai a rientrare però? Scusa, qui è tutto chiuso. No, è tutto chiuso, dobbiamo uscire noi. E questo potrebbe essere un problema. Quindi muove il becco di faccia, ma stai a dire. Sì, ecco, sì. No, stai a salire giusto. Marco. No, non è stato salito giusto, è al contrario. Ah, no, giusto, stai a salire contro mano, in effetti. A benzina come stai? Destra, raga, destra. Mamma mia, come sei entrato veloce. Mamma, hai visto? Porca trova Verstappen. Qua si può dormire, eh? Sì, qui si può dormire. Allora, qua c'è spazio, ecco. Allora, freno a mano. Si spegne. Raga, se volete io c'ho il PC qua, Esatto, poi se facciamo una partitina. Una partitina, poi nel caso ci guardiamo un po' una serie e poi andiamo. Allora, la prima città esci, andiamo a cercare un meccanico così montiamo i specchietti fighi. E tra l'altro una ce l'ho già, vedi, c'ho uno schermo appeso al montante destro che è la telecamera per sotto al muso, per l'angolo morto in basso. Ok. Però sui lati non ce l'ho. Oddio, no, Marco! Ecco, è finita così. No, distrutti? Allora, il carattrezzi ti porta a Napoli.
Ma devo andarci per forza, raga, perché il camion non cammina. Vai, il problema è che io come faccio a venire a Napoli dopo? Mo ci provo. Aspetta, aspetta, uscita Cassino. Cassino, uscita eh. Cassino, c'ho qua. No, Diego, secondo me ti conviene salire verso Roma, perché sali io sto a Cassino. Roma. Ragazzi, dai, muovetevi però. Cioè... Allora, io sono uscito da Napoli, ma... Dico, lo so dove sarà, perché qui i cartelli se ne vedono. Raga, credetemi, se riusciamo a ricongiungerci sarà un miracolo proprio. Ma ci riusciamo. Devo superare solo una panda. Guarda che belle villette qua. Io continuo a trovare cartelli, sei entrato a Napoli, sei uscito da Napoli, ma non capisco come è possibile. Allora, attenzione, qui c'ho Roma, attenzione, Roma, cartello vai per verso Roma. Ok, Roma va bene. Allora, io sono a Santa Caterina. Oddio, una bellissima località di Santa Caterina. Marco, ricorda di Santa Caterina. Oh, però regà, che bello vedere sti posti, cioè vedi l'autostrada è brutta. Sì, sì, è vero. Almeno ste strade, cioè guarda che figata. Pure io sto in strade di campagna, tipo. Sì, 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 tu sei dietro a me. Mo che passi da Santa Caterina, vedi che figo che è. Allora, tipo Cassino, posto, sto a 52 km da Cassino io, eh. Ok. Io ho perso le tracce di Cassino, ma vediamo se andando avanti. No, oddio, sto a fare un passo di montagna. Sono arrivato in Molise adesso. Aspetta capo lo sportello e metto il ginocchio. Vedi Cassino, sentendo che arrivava Marco, si sono chiusi tutti dentro casa. Sì, no, più che altro hanno tolto proprio i cartelli, non la trovo più. Sono a Santa Caterina io adesso. Ah, ok, vai Marco, mi stai raggiungendo, eh. Non andare forte, che in fondo dopo Santa Caterina c'è un tornante di quelli. Sembra di stare sullo stelvio. Ma l'ha appena fatta la multa di 1500 euro con l'autovelox. C'era l'autovelox arancione, te l'ho detto pure. Ok, finita Santa Caterina, mo che ci sta. Ah, sono nel Lazio, Diego. Ok, io pure sono entrato nel Lazio, però ma io da un Cassino, no? Io da un passo di montagna sono entrato, quindi... Oh, Marco! Mi ha raggiunto Marco, direi. Io continuo ad andare per Cassino. Sì, 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 arriviamo. Vai, ho una botta d'accelerata. Oddio, pari Pescara. Aspetta, eccolo qua, eccoti qua, Diego, eccoti qua. Oh, grande. Mo si piano nella rotonda, va? No. Inizio a scappare adesso io praticamente. No. Ma non andiamo verso Cassino, no? Torniamo in autostrada. Torniamo indietro? Alla rotonda. Beh, torniamo, tra virgolette, noi non ci siamo mai stati in autostrada. No? Ma sì, vai, buttali dentro Cassino, vedi che cartelli trovi. Vai. Oh, raga, è incredibile, ci siamo riusciti a ritrovare comunque, eh. Guarda sto stronzo, ma che è scemo? Ma hai visto come. Ma il furgone rosso? Ma hai visto come mi ha tagliato davanti? Ma guarda che c'è la strada chiusa, se no lo inseguivo. Ok, c'è l'ambulanza che ci segue, visto che ha visto Marco guidare. Ah no, poi ho carriato per forza a destra, raga, è Cassino, mi sa che non c'è il meccanico, perché... Cosa c'è qui? Ah, di nuovo Cassino, no. Io continuo a andare dritto per Roma adesso. Tanto Luca, un attimo a Verona, controlla che è tutto a posto, torna indietro. Comunque poi la dobbiamo fare una spedizione all'estero, prossimamente. Sì. Mi sono divertito troppo, raga. Cercherò di guidare meglio. Io c'ho una mano sul cambio, una mano così. E io c'ho proprio le mani staccate dal volante, non lo so. E quello l'avevamo capito, sinceramente, perché mi guidavi. 3, 2... 1, via! Panda, si levi! Ok. Oh, davvero le pande stanno a tirare pure loro? Marco, guarda che non ce la fai, eh! Guarda che non ce la fai, Marco! Porca troia! Attenzione! Ruota fino in fondo! Oh, cazzo! No, ho fatto 67% di danno. Che ha preso? A galleria? Non lo so, mi sa un animale. No, non lo so, ho preso un cordolo, un marciapiede. Ti sei fermato accanto a Gallo, qua si mangia bene. Ma come, un'altra volta a benzina? Ma il mio camion non succhia. Ma quanto cazzo consuma? Ma secondo me è il serbatoio piccolo. Ma sì, difatti. Non si accende più? Nufa lift and cost, sì. Praticamente sì. Merda! Partito! Ho sentito rumore. Ho perso due marce. Oh no, i fils di Formula 1. Guarda il campanile di Piazza delle Erbe. Madonna, ma col camion spento è durissimo il volante, perché non c'è il servo attivo. Sì, difatti sì. Madonna! Sì, sì. Grande Marco. Oh, grande. Che figata le telecamere così.
Sì, molto fighe quelle, difatti. Ma sono omologate, cioè lo fanno davvero? Sì, sì, ci stanno davvero. Ed è anche più comodo perché fai meno strada, cioè se tipo ti metti così, li vedi tutti e due. Sì. Dopo il semaforo sulla destra. Sì. Ok, allora. Dopo la precedenza. Io ho pagato 19.000 euro di penale per danneggiamento. Certo, non gli hai portato un cazzo, mi hai portato. Io non vedo dietro, aspetta. Non c'è nessuno. Mi sono dato dall'area di scarico. Lo parcheggio dove vuoi. Ma questo sarebbe lo parcheggio dove vuoi. È una cazzata. Lo parcheggio qua. Guardiamo se il parcheggio di nuovo in diretta. Vabbè ragazzi, parcheggio.